Fondo rosso con una falce di luna e una stella a 5 punte, entrambe bianche, chiamata dai turchi Haildiz, che significa per l'appunto luna e stella. Stiamo parlando della bandiera della Turchia. Ma dove si trova questa Turchia? La Turchia occupa una posizione geografica unica, essendo situata in parte in Asia e in parte in Europa. La parte asiatica è composta a sua volta dalla penisola dell'Asia Minore, conosciuta come Anatolia, e dall'estremo est, nota come Altopiano Armeno, mentre la piccolissima parte europea viene contraddistinta come Tracia. Arrivare in Turchia è semplicissimo: con circa 2 ore e 30 di volo si arriva ad Istanbul senza scali dai principali aeroporti italiani. Ma noi stiamo qua per raccontarvi un bellissimo itinerario on the road che dalla nostra piccolissima città, Corridonia, nel centro delle stupende Marche, ci ha portato fino al centro della Turchia, nell'affascinante e mistica Cappadocia. Ma andiamo per gradi, quindi imbocchiamo l'A14 in direzione nord per arrivare nel primo pomeriggio, dopo 600 km circa, a Trieste. Trieste si colloca fra la penisola italiana e la penisola istriana, distante qualche chilometro dal confine con la Slovenia. Data la conformazione di porto naturale, quando si arriva a Trieste dal mare, la vista del municipio sullo sfondo della piazza aperta sul mare più grande d'Europa lascia letteralmente senza fiato. Sempre da questa piazza, però, si sono tristemente diffuse via etere alle piazze d'Italia non solo le terribili parole del Duce che annunciava la promulgazione delle leggi razziali. Lasciamo questi brutti pensieri e ripartiamo da Trieste, direzione Budapest-Ungheria. Ma prima, sosta obbligata all'ingresso della Slovenia per acquistare la vignetta da porre sul cupolino per poter percorrere l'autostrada. La strada è piacevolissima se non fosse per le lunghissime code dovute ai lavori in corso, ma con pazienza riusciamo a divincolarci tra le macchine e in poco più di 3 ore arriviamo alla frontiera ungherese. Ricordandosi prima di acquistare nell'ultimo autogrill sloveno la vignetta, questa volta elettronica, per poter percorrere le strade M1, M3, M5, M6 e M7. L'arrivo a Budapest non poteva essere migliore. Provenendo dalla Slovenia si arriva infatti nella zona vecchia della città, dato che Budapest è nata nel 1873 dall'unione delle due città storiche, Buda e Obuda, ubicate lato destro del Danubio, e l'abitato di Pest situato sulla riva opposta. Ma come vi dicevamo, se arrivate dalla Slovenia e alloggiate nella zona di Pest, vi troverete ad oltrepassare il bellissimo Ponte della Libertà, o Ponte dei Desideri. Secondo la tradizione, va attraversato a piedi pensando intensamente ad un sogno nascosto nel proprio cuore per farlo avverare. Chiamata anche la Parigi dell'Est, la capitale ungherese si ricopre di un'aurea romantica indescrivibile con il calare del sole, la vista sul palazzo del Parlamento alla bastione dei pescatori, l'antico ponte delle catene, la chiesa di Nostra Signora, il palazzo reale, sono tutti siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1998. For a while, it's a journey for life.
Torniamo seri e lasciamo Budapest per intraprendere la prima delle tre tappone preventivate, circa 670 km e quasi 8 ore di viaggio. La strada scorre velocissima, il traffico mano a mano che ci avviciniamo alla frontiera romena diventa quasi inesistente. La dogana ungherese-romena ci ha lasciato bloccati pochissimi minuti e senza acquistare nessun tipo di vignetta questa volta, entriamo in Romania direzione Sibiu. Arrivati a Sibiu lasciamo la superstrada per percorrere 90 km di puro piacere. Stiamo entrando infatti in uno dei luoghi più suggestivi e mistici della Romania, la leggendaria Transilvania. I paesini medievali che oltrepassiamo sono riconosciuti come i migliori conservati in Europa. Ma qual è il vero motivo che rende questa regione così affascinante? La risposta la sappiamo tutti, tanto che l'autore irlandese Bram Stoker ne ha scritto al riguardo un romanzo diventato icona nel mondo. Ispiratosi al principe Vlad III Draculea, personaggio realmente esistito, considerato come un guerriero spietato, tanto che ha guadagnato nel tempo lo pseudonimo di Impalatore. Anche il nome non poteva essere più adatto, tant'è che Dracul significa diavolo in rumeno e Draculea si traduce in figlio del diavolo. Incuriositi da questo connubio tra miti e leggenda, non potevamo che andare a dormire con una collana di aglio al collo nella stupenda città medievale di Sikisoara, patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, e cioè nella città natale del conte Dracula. Ah, dimenticavo, passeggiare la sera nel centro storico, sotto la torre dell'orologio, si avverte come una sensazione di disagio, come se qualcuno stesse seguendo ogni tuo passo. Ripartiamo da Sighisciovara direzione sud, ma lasciamo la strada principale dell'andata per andare a cercare di conoscere quella parte di Transilvania più povera, perché meno conosciuta e quindi meno battuta al turismo di massa, ma sicuramente più autentica. Perdersi in queste stradine è stato per noi un po' come ritrovarsi. Come in un film, ci si immerge nella vita raccontataci dai nostri nonni, quando tutto andava più lento ed era la natura a scandire i ritmi della vita. Ma soprattutto quando il rispetto per il prossimo aveva un valore assoluto e la condivisione era l'unica fonte per la sopravvivenza. Vedere da lontano un bimbo tenderti la mano al tuo arrivo è stato qualcosa di indescrivibile, un semplice gesto che ti porta a riflettere sul fatto che nessuna religione, razza, colore, cultura ci possa dividere. Arrivati alla strada principale Sibiu-Brașov, il navigatore ci consiglia la strada a scorrimento veloce per andare a Bucarest. Ma ragazzi, proprio in prossimità del bivio inizia quella che il programma inglese Top Gear considera come la strada più bella d'Europa. Vederla da satellite impressiona un po', ma dopo 1600 km circa è come una manna dal cielo. La vista della imponente catena dei Carpazi sullo sfondo sembra che ci chiami, quindi oltrepassiamo l'ultimo paesino, impostiamo la modalità S e... We'll be right back.
Dopo 5 minuti di adrenalina pura, arriviamo in cima. La moto con un litro in meno di carburante, io con un sorriso simile all'ultimo giorno di scuola e mia moglie in un silenzio quasi tombale. Ma questo silenzio è terminato subito dopo l'ultima curva coperta, con un'esclamazione da parte di mia moglie Sara. Quando si sta per arrivare in cima al passo, l'orizzonte si apre in un'ampia conca. Sembra di stare quasi nella valle del Glencoe in Scozia. Mi dimentico del filtro antivento. Comunque, mia moglie vi stava dicendo, questa strada è stata voluta da Ceausescu per avere una via d'uscita militare nascosta contro un eventuale attacco sovietico. Infatti, i Monti Fagaras, da cui deriva il nome Trasfagarashan, fanno parte della più ampia catena montuosa dei Carpazi e da sempre hanno rappresentato una barriera insormontabile per gli abitanti del luogo. Facciamo gli ultimi tornanti e arrivati in cima, decidiamo di proseguire per percorrerla tutta. Quindi entriamo in galleria per sbucare nel versante opposto. La seconda parte è un po' meno scenografica della prima, ma sicuramente meno trafficata. Terminata la Trasfagarashan, in poco più di un'ora arriviamo alla periferia di Bucarest. Bucarest ci appare subito diversa da Budapest. Sembra un po' più povera e meno curata della capitale dell'Ungheria, come in effetti l'intera Romania rispetto all'Ungheria. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. A mano che ci avviciniamo al centro, percorrendo la nuova sopraelevata che taglia la città praticamente in due, abbiamo visto le cose cambiare. Stiamo pur sempre parlando della sesta città per popolazione dell'Unione Europea. Con una vita notturna invidiabile. Il centro storico brulica di localini alla moda e non solo. Mentre rimaniamo colpiti dall'altra opera megalomane voluta da Ceausescu, dapprima chiamato Casa del Popolo, ma dopo l'era comunista sede del Parlamento. Per darvi alcuni numeri sulla grandezza, Ceausescu fece radere completamente al suolo interi distretti distruggendo un quinto del centro storico di Bucarest. Un'opera di bonifica che nella storia rumena è passata con il termine di Ceausima, un incrocio tra il nome del dittatore e quello della città di Hiroshima, per paragonare con triste ironia il suo operato ai danni effettuati dalla bomba atomica. Di nuovo lasciamo questi brutti pensieri e ripartiamo da Bucarest, sempre in direzione sud. Ma solo dopo una settantina di chilometri e un'ora di strada arriviamo all'affascinante frontiera bulgara. Affascinante perché il confine romeno-bulgaro è segnato dal secondo fiume più lungo d'Europa, il Danubio, e lo si oltrepassa su un caratteristico ponte stile fine 800. L'ingresso in Bulgaria è veloce, ci fermiamo per delle info su un'eventuale vignetta da acquistare subito dopo la frontiera. L'idea è quella di attraversarla tutta da nord a sud per poter arrivare nel primo pomeriggio al border turco. A cascata notiamo la stessa differenza di povertà percepita tra Ungheria e Romania. I 300 km che faremo saranno su una strada statale, su un territorio prima collinare poi prevalentemente pianeggiante e dove indubbiamente l'uomo non ha lasciato una forte impronta. Infatti incontreremo pochissime macchine, paesini sperduti nel nulla più assoluto e strade su San Pietrini per chilometri. Dopo
Dopo 150 km di nulla e di caldo che inizia a farsi sentire, come un miraggio ci appare una spiaggina tranquilla dove potresti stare in totale relax e augurare a voi tutti un buon Ferragosto. Comunque, questo è il nostro Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto a tutti. La nostra pausa è stata con acqua e taralli. Che sono anche buoni, non li sottovalutiamo perché sono veramente copri buoni. Copri J italianesti. L'acqua invece? L'acqua è bulgara, per cui è scritto cirillico. Comunque la Bulgaria veramente, veramente strana. Non ce l'aspettavamo perché il nulla. Venendo da Bucarest sono circa 350 km quindi la larghezza della nostra Italia. Non sappiamo quanti abitanti ha la Bulgaria. Svelata questa importantissima informazione, ci rimettiamo in sella e con un polso un po' più pesante del solito approfittiamo della strada meno trafficata della storia per guadagnare un po' di tempo. La dogana turca è ormai vicina, ce ne accorgiamo dalla lunghissima coda di camion lungo l'autostrada. E con un po' d'ansia, sovrastata da una sana curiosità di scoprire un nuovo stato, superiamo in poco più di un'ora i 4 checkpoint. E finalmente entriamo in Turchia. Dopo 4 controlli e circa un'ora di fila entriamo in Turchia, quindi welcome to Turkey. Io felice come non mai, mia moglie diciamo in ambientazione, quindi foto di rito obbligatoria e direzione dirne per la notte. Edirne è stata una sosta piacevolissima ed assolutamente consigliata. Entrare alle 10 di sera, in completa solitudine, nella moschea Selimi Kani e proiettare lo sguardo alla sua ampia ed imponente cupola di 31,3 metri di diametro ha suscitato in noi una sensazione impossibile da esprimere a parole. La sesta tappa è brevissima e su un'ampia strada in mezzo a nulla con pochissimo traffico. Ma come varchiamo le porte della città, abbiamo visto drasticamente cambiare le cose. L'arrivo di Istanbul, infatti, ha un impatto fortissimo. Quello che poco prima era un paesaggio semidesertico si stava trasformando in qualcosa di impressionante. Un traffico indescrivibile, considerato addirittura tra i maggiori delle varie capitali mondiali. Forse non pensavamo così tanto. E temperature prossime 35 gradi che mentre siamo imbottigliati tra le auto sembrano diventare 50. Per tutti i possessori della Super Tenere, oggi la testiamo per le alte temperature. È mezz'ora o 40 minuti che state facendo gradi. Speriamo bene. Cerchiamo di fare del nostro meglio per superare le auto. La quantità di auto presenti, sommata alla dimensione della nostra moto, simile ad un pachidermo ingrassato, ci bloccano inevitabilmente. Siamo rimasti imbottigliati anche con la moto. È troppo grande. Questi momenti, però, sono stati spesso alleviati dalla gente del posto intenta a scambiare due parole perché magari incuriositi nel vederci. I'm a killing man. Oh. Nice to meet you.
Nice to meet you. He's my big brother. Comunque, anche se devo ammettere che ci sono stati momenti dove pensavo che non ne saremmo mai usciti, dopo un'ora e 40 circa, leggermente provati, siamo arrivati in hotel nel quartiere Sultan Ahmet. Appena arrivati, membro d'hotel di Istanbul, zona Sultan Ahmet. Dopo un'ora e mezza, da quando siamo entrati nella città di Istanbul. Io ho i capelli bagnati. Qua sono, neanche quando vado in bici penso che sono così tanto. Però ce l'abbiamo fatta e soprattutto lei ce l'ha fatta. Grande, grandissima.